Sono Ivan, RSU Fiom Fiber, siamo in presidio da 3 giorni, ci siamo appostati col camper fuori dall'azienda con l'intento di non far fuoriuscire dall'azienda merce, solo farla entrare. Ovviamente dovesse succedere qualcosa, sciopero generale da parte di tutta l'azienda. È da molto tempo che l'azienda ci chiede attrezzature, ci chiede partecipazione addirittura per portare il lavoro, per far esportare il lavoro in Romania e aziende limitrofe, cioè anche terzisti comunque, e così non va bene, anche perché sennò noi continuiamo a perdere lavoro. Abbiamo deciso, cioè anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato praticamente il non pagamento dell'ultimo stipendio. È già stata annunciata la cassa integrazione straordinaria dall'azienda da dicembre. Tra l'altro, dopo un incontro chiesto dall'RSU, l'azienda ha avuto la cortezza di annunciarci la cassa integrazione straordinaria dopo aver fatto un anno di contratto di solidarietà, no? Il contratto di solidarietà dovrebbe essere utilizzato per cercare di smuovere, cioè aiutare l'azienda, no? Peccato che l'azienda durante quell'anno ha fatto di tutto per cercare di esportare fuori il lavoro da altre parti. Purtroppo è la scelta più facile delocalizzare, quello lo sappiamo tutti. È che se andiamo avanti così, qua lavoro sarà a zero. L'unica cosa che si può sperare è che quelli dall'alto governo provi a fermare, cioè io penso che comunque la politica qua deve essere attuata in qualsiasi, cioè deve veramente, veramente metterci la testa, soprattutto sul punto di vista lavorativo, anche perché quegli unici che ci stanno smenando sono i lavoratori. La Fiber produce da 60 anni, ormai 60 dovrebbero essere, prodotti elettromeccanici, ciclici, motori induttori, bulbi, motorini. L'azienda chiede per 43 dipendenti la cassa integrazione straordinaria, il che vuol dire per certa gente, quarantenni, sappiamo benissimo che dato il periodo è un po' duro a trovare lavoro e vuol dire veramente andare in crisi totale. Abbiamo fatto una manifestazione sabato scorso in Treviglio, abbiamo parlato con i sindaci, abbiamo avuto praticamente la partecipazione della SAME, delegati SAME, New Global, la Necta e tante RSU che sono venute veramente a darci la piena solidarietà, portandoci cibo, bevande e comunque veramente, cioè, su quello si è rimasti veramente contenti perché la solidarietà non manca.